La regione stoppa la Puana Marmi, sospesa temporaneamente l'attività estrattiva a Vagli per presunte violazioni, oltre 70 lavoratori a casa. Fiamme nel capannone della Nigri Scacchi a Piano di Coreglia, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Anche Moratti all'addio a Burnic, l'ex presidente dell'Inter, ha partecipato al Marco Polo al funerale del difensore dell'Inter e della Nazionale. Il basket, le mura ingaggia la playmaker Dietrich, l'americana ha giocato l'ultima stagione ad Atlanta e torna in Italia 5 anni dopo l'esperienza di Orvieto. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG. Noi in apertura l'avete sentito dai titoli, lo stop sia pure temporaneo della regione all'attività estrattiva della cooperativa Apuana Vagli, 70 lavoratori a casa dall'oggi al domani, si spera che l'attività possa riprendere quanto prima. La Regione revoca temporaneamente la concessione estrattiva alla cooperativa Puana Vagli e oltre 70 lavoratori si ritrovano improvvisamente a casa. Una brutta botta per l'economia della zona, ma si spera che l'attività possa riprendere entro pochi giorni. Che cosa è accaduto? A seguito di un sopralluogo dei tecnici regionali nelle zone estrattive sarebbero emerse delle presunte irregolarità che hanno portato allo stop dell'attività. La Regione ha comunque chiesto all'azienda di presentare una sorta di memoria difensiva che sarà valutata. La notizia, come si può ben comprendere, ha destato grande preoccupazione in tutto il comune di Vagli. Basti pensare che tra lavoratori e indotto sono circa un centinaio le famiglie che vivono grazie all'attività nel settore lapideo. Il presidente della cooperativa Puana Vagli, Ottavio Baisi, ha immediatamente preso atto della situazione e subito si è messo al lavoro per fornire le spiegazioni richieste dalla Regione nel più breve tempo possibile, affinché tutti i lavoratori possano riprendere l'estrazione del pregiato marmo vaglino. Prosegue il calo dei ricoverati Covid in Toscana. All'ospedale di Lucca, per parlare della nostra zona, i ricoverati adesso sono 24, al Versilia sono 32. Due decessi nella nostra provincia, un uomo di 74 anni nell'ambito di Lucca e un altro uomo di 81 anni in Versilia. Andiamo alle grafiche, a partire da quelle regionali, i nuovi contagiati sono 319, il tasso di positività è all'1,6%. I ricoverati attuali sono 618, 42 in meno rispetto a ieri, dei quali 119 in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri. I decessi in tutta la regione sono 16, l'età media è di 77 anni e mezzo. Andiamo in provincia di Lucca, i nuovi contagiati sono 26, 16 nella Piana, 1 ad Alto Pascio, 4 a Capannori e 11 nel capoluogo, 2 in Valle del Serchio, 1 a Bagni di Lucca e 1 a Borgo a Mozzano e 8 in Versilia, 1 a Camaiore, 6 a Pietrasanta e 1 a Viareggio. E adesso andiamo in Mediavalle per un incendio che ha interessato il capannone di una ditta che fabbrica scacchi. Un incendio si è verificato nella sera di martedì in un capannone artigianale dell'azienda Nigri Scacchi in via di Renaio a Piano di Coreglia, realtà leader nella produzione di scacchi sia da gioco che da esposizione. L'incendio è stato importante, ma fortuna ha voluto che la tempestività degli interventi, prima del personale dell'azienda e poi dei vigili del fuoco intervenuti con ben 5 mezzi tra Lucca e Castelnuovo di Garfagnana, ha fermato le fiamme prima che si propagassero all'intera struttura che occupa una superficie di circa 1000 metri quadrati. Solo una parte è stata aggredita dall'incendio e per fortuna non il settore utilizzato per dipingere i prodotti di questa azienda, che produce oltre agli scacchi anche presepi e soprammobili decorati. In quell'area le fiamme avrebbero trovato tante vernici e solventi altamente infiammabili, che avrebbero reso la situazione più difficile da gestire. Per quanto riguarda le cause, invece, pare che le fiamme si siano sprigionate da uno dei macchinari utilizzati per il taglio del legno. L'incendio è scoppiato verso le 20, dopo insomma l'orario di lavoro, e nello stabile non si trovava quindi nessuno al momento. Ad avvertire la proprietà un abitante della zona. Tempestivi poi gli interventi dei dipendenti con gli estintori ed infine dei vigili del fuoco che hanno finito di domare le fiamme e messo in sicurezza l'area in poco tempo. La famiglia Pacioni, proprietaria dell'immobile, nella giornata di mercoledì ha provveduto a fare una prima conta dei danni. La proprietà ci teneva anche a ringraziare i vigili del fuoco e i carabinieri e quanti hanno dato una mano, oltre a coloro che da martedì stanno dimostrando grande vicinanza.
Adesso ci spostiamo nella piana di Lucca, ad Altopascio arriva il controllo di vicinato contro i furti in abitazione. Un dialogo costante tra cittadini e forze dell'ordine per stabilire relazioni di reciproco sostegno per contrastare i furti e le rapine nelle abitazioni. Con questo obiettivo è stato firmato in prefettura il protocollo relativo al controllo del vicinato tra il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, e il sindaco del comune di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Il patto è stato sottoscritto al termine di una riunione di coordinamento con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, nel corso della quale è stata esaminata la situazione della sicurezza del comune. Il progetto interessa le località Michi, Ponte ai Pini e Biagioni. La richiesta di attivare il controllo del vicinato è nata da un gruppo spontaneo di cittadini. Le forze dell'ordine hanno assicurato il massimo impegno nel vigilare le zone in questione, mentre il sindaco ha garantito la collaborazione della Polizia Municipale. L'accordo con la prefettura ha preso spunto da altri accordi che sulla provincia sono stati messi in atto in questi anni e prevede una collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per avere più occhi sulla città, in questo caso più occhi in località Piano, a Ponte ai Pini, che è una zona di confine con il comune di Chiesina Uzzanese. Partiamo ora con questo percorso che sarà anche di formazione per i cittadini per capire come segnalare e cosa segnalare, con l'obiettivo quindi di avere una mappatura di queste zone. È la prima sperimentazione sul territorio e io auspico che ne partano altre. Chiaramente per le emergenze c'è il 112, questo è stato chiarito ieri col prefetto e dovrà essere sempre chiaro a tutti. L'emergenza con il 112, il controllo per capire i movimenti che verificano nei quartieri tramite controllo di vicinato. È scomparsa all'età di 84 anni Carla Fracci, la regina italiana della danza, da sempre legata alla Toscana. La Fondazione Carnevale di Viareggio nel 2019 le consegnò il premio Ondina d'Oro. Carla Fracci si è esibita diverse volte in Versiliana ed è stata ospite molte volte degli incontri al caffè. La Fondazione Carnevale di Viareggio e la Versiliana si uniscono al cordoglio che in queste ore tutto il paese esprime per la perdita della stella per eccellenza della danza. E c'è stato un altro addio a Viareggio, quello a Tarcisio Burnic. L'ultimo saluto a Tarcisio Burnic, ex calciatore e allenatore, morto martedì notte alla casa di cura San Camillo a Forte dei Marmi all'età di 82 anni, in seguito a una malattia, è avvenuto alla parrocchia di Don Bosco a Viareggio, pochi metri da dove viveva con la moglie Rosalba, al quartiere di Città Giardina al Marco Polo. Tanta gente sia in chiesa che all'esterno, che non è voluta mancare per stare vicino, oltre che alla moglie, ai figli Simonetta, Patrizia e Gualtiero. Presente anche l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Beh, lui è un esempio in assoluto, cioè di professionalità fortissima, non amava il palcoscenico, la comunicazione per lui era un fatto normale, ma non esagerava neanche nella comunicazione. Era una bella persona normale che ha fatto il suo mestiere non bene, ma benissimo, e quindi a cui bisogna essere riconoscenti per quello che ha fatto, per i sacrifici che ha fatto senza mai minimamente pensare che fossero sacrifici. Con lui anche tanti altri personaggi del mondo dello sport, da Marcello Lippi a Eugenio Fascetti, Giancarlo De Sisti, Fulvio Valcareggio, Oreste Cinquini, Adolfo Gori, ai figli di Giacinto Facchetti e Armando Picchi. Burnic era conosciuto con il nome di Roccia, coniato proprio dal suo compagno di squadra all'Inter nazionale Armando Picchi. Se n'è andato esattamente a 50 anni di distanza dal suo amico scomparso il 26 maggio 1971. Sulla bara, accompagnato per l'ultimo viaggio, una maglia dell'Inter, un cappellino della formazione nerazzurra, oltre la maglia azzurra della nazionale che indossò il 17 giugno del 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico, in quella gara memorabile passata alla storia Italia-Germania, terminata 4-3, in cui lui segnò il gol del 2-2. L'Assemblea Generale della CEI in corso a Roma ha eletto l'Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti presidente della Commissione Episcopale Giovani, Famiglia e Vita. In virtù di questo incarico, Monsignor Giulietti nel prossimo quinquennio farà anche parte del Consiglio Permanente della CEI. Ci spostiamo a Capannori, per la precisione all'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Pieve San Paolo, dove è stato inaugurato un nuovo murales.
lasciare memoria delle classi quinte e tramandare un progetto che insegni ai ragazzi a sentirsi parte di una comunità. È questo il senso del messaggio contenuto nel murale inaugurato alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Pieve San Paolo, un progetto in divenire per lasciare traccia di tutti i ragazzi che hanno frequentato la scuola. Ed è solo uno dei tasselli di un percorso molto più ampio che la primaria sta portando avanti da diversi mesi, nell'ambito del quale ha anche vinto un concorso nazionale promosso da INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. All'interno di un percorso di sviluppo delle competenze sociali e civiche e come esercizio di democrazia partecipata fra gli studenti e nello stesso tempo la volontà di far crescere una comunità. In questo ambito si inserisce l'utilizzo delle tecnologie per la realizzazione di un gioco dell'Oca fatto di percorsi accattivanti e sofisticati in chiave ambientale e sostenibile. I bambini hanno davanti a sé un obiettivo importante: salvare il mondo dall'inquinamento. Tra i tanti progetti anche la realizzazione di una bandiera che rappresenta la scuola. I bambini hanno inventato la bandiera della scuola di Pieve San Paolo e i ragazzi che lasceranno la scuola elementare per andare alla scuola media hanno lasciato traccia di loro, un bellissimo murale che rimarrà qua, appunto traccia del loro percorso dentro questa scuola. Il processo partecipativo che sta portando alla realizzazione della Casa del Quartiere a San Vito è protagonista alla mostra di architettura della Biennale di Venezia. San Vito, con la nuova casa civica del quartiere in fase di completamento, è tra i protagonisti della 17ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Il laboratorio partecipato di disegno urbanistico La Casa del Quartiere è stato infatti selezionato e inserito nel Padiglione Italia dedicato alle comunità resilienti. Inaugurata la scorsa settimana, la mostra di architettura è dedicata quest'anno a progetti che possano offrire risposte alle disuguaglianze sociali e alle conseguenze del cambiamento climatico. La Casa Civica del Quartiere di San Vito, l'ex distretto di Via Giorgini, inserita tra gli interventi dei quartieri social, è il cuore del Masterplan San Vito 2030, scaturito dal percorso attivato nel 2018 dall'Associazione Il Tondo Luoghi e Relazioni, con il coinvolgimento di altre associazioni, della parrocchia, la scuola, singoli tecnici legati al quartiere e studenti universitari. La Casa Civica ospiterà la biblioteca del quartiere e spazi dedicati ai giovani e alla vita aggregativa. L'edificio è stato realizzato dando massima importanza alla bioclimatica. È stato cioè progettato e costruito come un organismo in grado di autoregolarsi, gestendo in modo dinamico i flussi di aria, energia e calore. Termina qui la prima parte del TG Noi, adesso la pubblicità, torniamo tra pochissimo con lo sport.